10 terreni distanti. Ah, sono Keke io. Mi ero confuso. Ok, i ruoli si invertono, pare. L'erba mi uccide, vero? Cioè, lo dice il gioco. Quindi che fa? Quel baba mi scombina il flag is win. Spero non sia un problema più avanti. Non dovrebbe? Potrebbe, ma intanto capiamo come andare oltre. Oh beh, è più facile fermarlo così. Stai calmo, Baba, stai calmo. E magari un pochino potresti muoverti. Poi lo interrompo e dico che Baba is you. Come buona logica di gioco. Che vuol dire? Perché Baba è morto? Perché Baba muore? Se Baba is you. Ah, perché Baba è sconfitta! Se divento Baba perdo. Ah, la fregatura. Penso di aver capito. Ok, forse no. Un buon piano. Oh, ok, forse ho capito, forse ho capito. Come prima, non possiamo andare dall'altra parte in nessun modo. Però possiamo portare dall'altra parte del testo. Lo farà Baba. Allora, intanto provo così. Vediamo che accade. Baba e muovi. E lo portano tutti assieme. Vediamo che accade. Prima cosa dovrebbe diventare Baba e bandiera. Ah, vero, Baba è immutabile. Ah! Non si fa così allora. Peccato, il mio esercito di Baba stava andando molto bene. Ho un piano. Praticamente non posso attraversare l'erba. Perché io vengo sconfitto. Però se Che va oltre l'erba mentre non è me, non muore. Ora provo a fare qualcosa e vediamo che accade. Non posso più muovermi ora perché non sono nessuno. Ma se questi mi spingono. Non è quello che volevo. Tu devi arrivare in ritardo. Oh. Dicevo, quei due devono andare un po' in anticipo. Quindi muovetevi, spingi e ora mi devo per forza far trasportare perché non posso più muovermi. Infatti ora non sono più io e infatti non muoio se passo sull'erba. E ora infatti mi ha salvato, ma come lo fermo? Spingi lì e muoio lo stesso. Cioè sono andato oltre, ma sono oltre, ma non posso fare di più. Ho capito, credo di aver capito. Devo fermarli nel momento esatto in cui mi fanno tornare me stesso dall'altra parte. E temo che l'unico modo sia questo. Non c'ho spazio di manovra, però. Proverò così. No, non ce la faccio. Così magari funziona. Ora mi devo mettere magari qui. E vediamo che accade. Passaggio gratuito, ora. Ah, ho messo Baba is you. Non va bene, infatti. Ho un piano. Ora non ho molto spazio di manovra perché non posso spostare orizzontalmente il Keke is you. Non posso farlo perché devo spostarli tutti assieme. Ma c'è un modo più semplice per spostarli tutti assieme. Ovvero la classe operaia. Forza classe operaia, all'attacco! Bastano due. Due ho detto. Vabbè, grazie mille. Un po' meno forse, dai. Va bene così, grazie mille classe operaia. Di grande aiuto siete stati. Grande aiuto. Vediamo ora cosa succede. Spero niente di brutto. Ah, Baba non è più move, vero? Basta metterlo prima, in teoria.
Spero di sì. Per dopo di... Ah, non sono più push però. Non va bene. Beh, vediamo che accade. Non doveva andare proprio così, ok. Così allora? Ok, è una riga più in basso di quanto dovevo mettere. Ma forse sembra andare giusto? Vediamo. È la volta buona. Forse no. Allora, cosa non va in questo trenino delle parole? Che il you deve stare al posto del move, ma il baba is move deve stare dall'altra parte. Così. Può funzionare. Faccio anche uno screen per avere un riferimento migliore. Ok. Allora. Così. È giusto, è giusto. Solo che, come prima non ho messo una riga più in alto, devo mettere una riga più su. E via! Verso la vittoria. Portatemi di là. E qui riprendo coscienza del mio corpo. Non ci credo, ha funzionato. Dovevo quindi farmi portare oltre dai baba mentre non ero cosciente. Ma è bellissima sta cosa. Sembra la trama di un film, beh, non esageriamo, su. Yeah, area completata, ma... Niente extra? Non ha extra sta parte. Oh. Vabbè, vuol dire che ora sblocchiamo... quello. Tanto qui che c'è? Viaggio con razzo, foresta oscura, quanta roba. Prima però farei... Ma sì, andiamo qui, dai. Un'uscita? Si chiama così. Livello finale? Livello finale. È finito il gioco. Allora, vedo nuovo che c'è Belt, che è il nastro trasportatore. Che mi porta oltre e non mi fa tornare indietro, maledetto. Ma se faccio così ovviamente posso passare. Ma forse mi servirebbe, quindi non ci interferisco ancora. Inoltre qui ci sono regole immutabili che Baba è hot, ovviamente. Ghiaccio si scioglie, si scioglie, sì. Quindi io sciolgo il ghiaccio volendo. Buona sapere. E il ghiaccio a muro. Quindi appena rompo il ghiaccio diventa un muro. Che senso ha? Vabbè. E Baba is you dopo tutto. Inoltre, se spingo la roccia qui, diventa bandiera e vittoria. Quindi mi basta fare questa regola e toccare qui per vincere. Come però? Inoltre, che è che si può spingere? Ah, e la roccia non si può spingere perché la roccia è un muro. Però se spingo questo dico Rock is weak, roccia debole. E quindi posso romperla senza problemi. Tutto qua, vero? Più o meno, sì. Ah, quindi questa parte praticamente è a senso unico. Vado qui, faccio qualcosa e poi me ne vado. Poi non posso più tornare. È una sorta di... un'uscita e un'entrata, più o meno. End? Cos'è questo end? Non è che è per finire il gioco? Strano. Ah, anche le parole vengono spostate. Questo ci tornerà sicuramente utile. Ad esempio potrei dire... Box is rock, in questo modo. Non che mi serva, ma si può fare. Dovrei dire al contrario che rock is cake, così posso passarci oltre volendo.
Mi chiedo se posso fare una cosa simile del tipo... Ah, però non posso spostare in alto. Qualcosa tipo che is shift. Ma non si può, visto che non riesco a spostarlo. Ho in mente qualcosa. Entro qui, consumo un pezzo di ingresso. Metto qui roccia. Forse l'altro ingresso, meglio. No, non cambia niente, però... No, no, no. Non è questo il modo. Magari rompo la regola delle belt. Così porto qui un box. Magari spingendolo con un keke. Keke non ci serve. Sì, ma poi devo spingere su rock. Così non va bene. E poi comunque non riesco a mettere un ease qui in mezzo, in nessun modo. E rock non posso tirarlo fuori. A meno che la belt non si giri a sinistra, ma la cosa è impossibile. Forse ho trovato. Forse ho trovato. No, di poco non riesco. Volevo fare una cosa simile. Sì, e poi come esco, genio. Più o meno così. Ah, non posso andare sul box, maledizione. Se potevo andare su, ce la facevo. No, aspetta, c'è un modo molto più semplice. Potrei anche fare così volendo. Rocce e cheche. Stessa cosa. Stessa cosa. Bandiera vittoria. E ho... Un attimo. Questa end mi rende sospetto. Ci pensiamo dopo. E ho vinto. Ma fatemi riprovare, perché quell'end è molto sospetta. Roccia e cheche. Ho fatto il livello e ora vediamo. Basta fare così in teoria? Dire che i teschi sono scatole? È un'idea. E questo end dirò che bandiera è fine. Era corretto. E quindi? Ah, devo raccoglierli, ok, andiamo. Tutte le parole devo raccogliere, curioso. Come non posso andare? Non c'è regola che dice che non posso andare, su? Vabbè. Ed ecco qui, tutti i fiori. Andiamo. Ah, devo prendere anche quelli, beh, effettivamente. No, me li toglie, ehi. Ho già finito il gioco. Ma no, no, non è finito. Baba is end, un corno. Non sono neanche a un quinto di gioco. Baba is skip. Come si skip? Vabbè, niente. E il gioco si è cancellato. No, scherzo. Beh, non era mica la fine. Figuriamoci. Prossima volta direi che continueremo con la foresta. Con la foresta di autunno. Non so se sarà nel video o meno, perché faccio un po' di livelli, registro e vedo di risolverli. Non so come sarà poi il video intero. Ma in ogni caso, vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto e ci vediamo quando capita. E immagino dovremmo usare questa meccanica per arrivare alla bandiera. Vai chiave, fai il tuo lavoro. Quasi. Un po' incasinato. Così.